festeggiare l'Atalanta al Concedo Casalingo. Salvezza e record di punti, deve vincere la Lazio e sperare ancora nella Champions e vincere oggi. Il cross basso di Schelotto, Denis in aria, messo giù, l'arbitro lo invita a rialzarsi, vuole il calcio di rigore, lo sta chiedendo a viva voce Denis. E fallo, rigore netto da dietro di Akitè, rigore sì, netto. Sì. Lulic, il cross contenuto, arriva Gonzalez con il destro, traversa, palla in campo, Kozak anticipato, un altro episodio giallo. Maxi Morales, adesso va l'uno contro uno con Gonzalez, palla nel mezzo, all'indietro il tocco di Zana. Mauri, in mezzo c'è Kozak, sta arrivando anche Candreva, palla nel mezzo, mette fuori Peluso, Kozak si gira con il destro, deviazione, gol! Kozak al 35esimo minuto. Troppo solo Kozak, lo dicevamo, ma con tanta tanta voglia e ottima qualità. Parte Cigarini, pallone sfiorato da Stendardo, poi Maxi Morales trova un muro dinanzi a sé, va con il sinistro Gabbiadini, Pizzarri, una parata che l'argentino rende anche abbastanza semplice. Scaloni, Lulic fa viaggiare ancora bene sulla corsia sinistra, Concò rientra sul destro, Concò destro, il pallone parato da Frezzolini. Cigarini batte il calcio di punizione, palla che sbuca, Stendardo sull'esterno della rete. Rosso, rosso per Stendardo, il rosso credo sia per l'applauso rivolto all'arbitro. Zana, Gabbiadini prova a recuperare, Zana ancora bene, l'albanese destro, super gol di Zana al 90esimo minuto, mamma mia che gol! Arriva il fischio finale di Rocchi, Atalanta 0, Lazio 2. Sappiamo che loro hanno una bella squadra, specialmente a casa, come l'aspettiamo è una partita veramente difficile, abbiamo vinto, questo è importante, adesso la giochiamo sull'ultima partita, proviamo di vincere e speriamo che le altre non vincano.